deciso di mettere su proprio un progetto, no? Legato logicamente alla chitarra, dove ci divertiamo molto, devo dire la verità, perché poi siamo innanzitutto cinque grandi amici che suonano insieme. Contemporaneamente delle composizioni nostre e rinterpretiamo dei classici della musica afroamericana, chiaramente mettendoci sempre qualcosa di personale, perché è importantissimo riuscire ad avere un'identità ben precisa quando si suona questa musica, perché è inutile scimmiottare sempre gli altri, no? È importante suonare la musica legata all'improvvisazione, al ritmo afroamericano, ma con una propria personalità, con le proprie radici culturali. I miei complimenti a Onofrio Piccolo e tutta l'amministrazione comunale di Pomigliano, perché portano della grande musica gratis e veramente contribuiscono alla divulgazione di questa musica che poi il jazz è una musica, non dimentichiamolo, è una musica popolare. Sono stato per esempio invitato da Francesco Nastro che cura le guide all'ascolto, abbiamo suonato dei brani, c'era il primo intervento giornalistico, ha spiegato, ha fatto vari ascolti, poi ha parlato di Parker, abbiamo suonato una cosa di Parker e c'erano tantissimi ragazzi che in quell'occasione hanno avuto modo di fare delle domande, insomma noto che ci sta un grosso coinvolgimento anche dei giovani, della gente in questo festival, non il festival. E basta. Insomma, è importante come veicolo, no? Avere la possibilità di fare un grande passo, ma avere anche questa spinta sulla divulgazione, sulla promozione di questa musica che è fondamentale. Questo festival è bello perché ha uno spirito, una volta come si diceva, politico, no? Una linea filosofica. E ce l'ha ancora, non l'ha persa. Quindi qualsiasi cosa nasce da questo festival, io mi auguro che sia figlio della stessa filosofia. Il giusto equilibrio tra gli invitati americani e i musicisti italiani, perché trovo che questa sia una cosa importante, a differenza di tanti altri festival dove c'è una tendenza a tirare sempre giù solo questi americani. Quando ci sono delle realtà bellissime, non solo sul territorio, a livello nazionale, perché si pensa che abbiano girato tra i migliori musicisti italiani, e questo è importante, cioè ci stanno dei musicisti stranieri, ma ci sono all'interno del cartellone, in ogni serata, dei grandi musicisti italiani. Non viene solamente quando ci stanno gli stranieri, vedi, alla fine vengono per ascoltare della buona musica, punto e basta. Divulgare, guarda, è importantissimo. Il contatto col pubblico è quello dei grandi festival per questa occasione, quindi è sempre un bellissimo contatto perché c'è tanta gente, poi comunque c'è un'energia diversa.
è rarissimo suonare con 5.000 persone davanti, no? Jazz. È raro, no? Pomigliano ce l'ha fatta.